Ok, Claudio, puoi partire. Sì, allora, eccomi qua. E dunque, dicevo, è un piacere essere comunque con voi e su questa traccia di salute e malattia mentale, anche se fuori il tempo è così bello che mi invoglierebbe di uscire, computer e pensieri, e magari sedermi su una panchina da qualche parte, ma la temperatura non lo permette, fra l'altro. Dunque, il seminario di oggi che è salute e malattia e salute mentale. Pensando un po' al contributo che potevo portare oggi, mi è venuto una traduzione di questo titolo in salute, cura e malattia dipende tutto dalle premesse. E allora su questo vorrei un po' muovermi su questa traccia, che naturalmente tiene presente la traccia di fondo che è malattia e salute mentale. Mi introduco in un prologo. Ho 3 pagine da leggervi e commentare, e per sorridere un po' prima di iniziare, vi voglio chiedere se ricordate i temi e le ricerche a scuola. Talvolta il voto era alto e il tema portato ad esempio. Altre volte il voto mancava e al suo posto c'era un commento, non sempre gradito: non è farina del tuo sacco. Questo per dirvi che sono un neofita della traccia che cercherò di condividere con voi, che ho solo cercato di farmi un'idea del nuovo che c'è da capire, e che naturalmente mi sono fatto aiutare in particolare da alcuni scritti di Francesco Bottaccioli, di cui riporto molti passi. Quello che mi interessa, peraltro, non è fare bella figura o sfoggio di erudizione, assolutamente, ma capire un po' di più e farmene tramite con voi e poi condividerlo. Ma andiamo con ordine. Con una citazione lunga da Francesco Bonaccioli, che poi potrò farvi sicuramente avere, il cui titolo è La fine della grande illusione del riduzionismo in biologia e in medicina. Da qui ho attinto pensieri per poi riferirmi invece a un'altra pubblicazione di Francesco Bottaccioli, che è epigenetica e psiconeuroendocrino immunologia, ma non preoccupatevi, perché in una qualche maniera, anche se il tema, la traccia è intricata e magari altamente specialistico, poi di fatto alcune idee di fondo che cercherò di condividere e di esprimere fanno parte un po' della nostra cultura attuale, che è una cultura con un background scientifico abbastanza robusto, anche se poi su questo background scientifico ognuno intesse o rischia di intessere una storia, una narrazione non sempre congrua. Dunque, riporto da questo scritto di Francesco Bottaccioli questa citazione lunga. Il 25 giugno del 2000 il presidente statunitense Bill Clinton e il primo ministro britannico Tony Blair annunciarono al mondo la conclusione del progetto Genoma. L'ambizioso programma di ricerca è iniziato 10 anni prima e che doveva condurre alla conoscenza di tutta l'informazione contenuta nel genoma umano tramite la decifrazione della sua sequenza. È una data spartiacque, chiude un millennio, ma chiude anche un secolo attraversato dalla ricerca in campo genetico. Da quel momento doveva aprirsi una nuova era, l'era della conoscenza certa dei determinanti ultimi e semplici della salute e della malattia. Finalmente sarebbero giunti a conclusione secoli di ricerca orientata dal paradigma dualista, meccanicista e riduzionista. Poi tornerò brevemente su questi 3 termini, che si è imposto definitivamente in Europa nella seconda metà dell'Ottocento
e che nel corso del Novecento ha conquistato tutte le componenti della società occidentale: i grandi apparati produttivi privati e pubblici, le istituzioni statali, i sistemi formativi, di cura e di comunicazione sociale. In particolare, poi, negli ultimi decenni del secolo scorso, la mente dei cittadini e quella dei ricercatori e degli operatori sanitari è stata dominata dagli stessi ideali scientifici riassunti nella fondata speranza che, dopo l'annuncio della conclusione dello Human Genome Project, era diventata ferma convinzione che finalmente il libro della vita era lì, squadernato, sotto i nostri occhi curiosi e capaci di capirne i segreti. In realtà, quella data può essere letta anche come la certificazione della crisi finale del paradigma biomedico riduzionista e meccanicista. Esso, così com'è, non sembra più in grado di produrre avanzamenti significativi nella conoscenza e nella pratica di cura. Una introduzione di questo genere naturalmente mi lascia fortemente in accordo con queste affermazioni, che poi in realtà questa sia una data che certifica la crisi finale del paradigma biomedico riduzionista e meccanicista, probabilmente deve passarne ancora acqua sotto i ponti. Ma è sicuramente, comunque, qualcosa sta cambiando anche all'interno del mondo scientifico, dell'approccio biomedico e di tutte quelle che sono le approcci alla vita. Dunque, parlavo di paradigma dualista, meccanicista e riduzionista, così perlomeno nel testo di Bottaccioli. Paradigma buonista, dualista. Noi siamo abituati oramai da secoli pensare in termini di corpo e di anima, di mente e di corpo, come se questi due ambiti di spirito e materia, come se questi fossero ambiti sicuramente separati, sicuramente distinti, e le cui connessioni restano difficili da capire e difficili soprattutto da abitare in termini di proposte, sia da un punto di vista cognitivo, ma anche da un punto di vista operativo e all'interno delle scienze. Quindi paradigma dualista sostanzialmente è questa separazione fra un mondo dello spirito e mondo della materia, fra mente e corpo, e che porta con sé una incomunicabilità, una difficile comunicabilità, o comunque il fatto che non si capisce bene come queste due dimensioni siano connesse. E guardate, mi viene, ma poi lo riporterò brevissimamente come accenno, al fatto che noi siamo abituati, per la nostra tradizione culturale cristiana e cristiana, a parlare di diavolo. E curiosamente la parola diavolo deriva dal greco diaballo, separazione. E dunque questa parola diavolo ci riporta a piedi uniti dentro questo dualismo che, mentre da una parte ci ha portato e ci sta portando lontani, dall'altra parte ci sta mettendo in una situazione che dal punto di vista della sopravvivenza, dal punto di vista della qualità della vita, sicuramente non è il meglio. Quindi il diavolo come divisore,
il diavolo come espressione immaginifica di questo paradigma dualista che separa le cose, che le vuole tenere separate, che non sa unirle e con tutte le implicazioni che questo ha avuto e sta avendo per la nostra cultura e per la qualità della nostra vita. L'altra parola meccanicista risale un po' all'immagine che ci deriva da Cartesio, del corpo umano come una macchina perfetta, fatta di ingranaggi che si possono avvicinare l'uno all'altro per determinare una dinamica funzionale che fa girare le frecce e ci dà un'indicazione, nel caso dell'orologio, del tempo. Quindi meccanicistica, approccio meccanicistico, indica il fatto di riuscire a scomporre la realtà nei suoi mattoni fondamentali e tutto questo e poi ci lega anche all'altra parola che è riduzionista, che è appunto quella di immaginare che scomponendo il complesso nei suoi mattoni fondamentali noi riusciamo a conoscere la realtà per quella che realmente è. Ebbene, tutto questo paradigma dualista, meccanicista e riduzionista in una qualche maniera dal suo interno stesso sta entrando in crisi. Secondo il paradigma riduzionista, proseguo, è il dogma centrale della biologia molecolare, perché di questo stiamo parlando, proposto da Crick su Nature nel 1970, l'informazione genetica contenuta nel DNA all'interno dei nostri geni viene accuratamente trascritto in RNA, il messaggero, la quale viene poi tradotto, se tradotta senza alcuna ambiguità, in una proteina che costituirà la struttura da cui emergerà la funzione dell'organismo. Un gene è dunque una proteina, è uno dei corollari del dogma. L'altro è la direzione del processo, che è essenzialmente lineare, dal DNA all'RNA alla proteina, mentre la direzione dall'RNA al DNA è molto improbabile, mentre la direzione dalla proteina al DNA o all'RNA non è addirittura plausibile dentro questo dogma centrale della biologia molecolare. Questa implicazione implica che il genoma è una invariante fondamentale, la sede del progetto da cui sorgerà una sola configurazione, come scrisse Jacques Monod nel suo celebre Il caso e la necessità, pubblicato nel 1970. L'epistemologia di questo paradigma è limpida. Ciò che conta per la vita sta nella sequenza delle basi del DNA. Il comportamento dell'essere vivente e le caratteristiche dell'ambiente in cui vive hanno un valore solo in quanto possono entrare in conflitto più o meno parziale con l'informazione genica. La direzione di marcia della vita va quindi dai geni alle proteine e non viceversa. Di qui le conseguenze del dogma centrale: la supremazia dei geni sull'espressione concreta della vita, quello che chiamiamo il fenotipo, quello che noi vediamo. Quando voi vedete me, vedete il fenotipo, cioè la traduzione visibile e udibile della mia struttura genica. Dunque, di qui le conseguenze del dogma centrale: la supremazia dei geni sull'espressione concreta della vita, sui comportamenti e sull'ambiente, la casualità della variabilità genetica e quindi della stessa evoluzione della vita, perché voi capite che se noi parliamo di gene come invariante fondamentale, di genoma come invariante fondamentale, è chiaro che tutto è ancorato su questa visione, su questa immagine, su questa dimensione. Sia anche dal punto di vista della evoluzione e di tutte le teorie che da Darwin, le correzioni delle teorie che da Darwin si sono succedute. Sia per Crick che per Monod,
L'evoluzione della vita è assolutamente imprevedibile. Il dogma alla base della loro visione è l'assoluto predominio del caso. Il testo di Monod, dicevo, è titolato appunto Il caso e la necessità. Ma forse non è esattamente così. Contemporaneamente, appunto, un altro filone di ricerca, soprattutto negli ultimi due decenni, si è incaricato di smentire i presupposti e le conclusioni del dogma centrale e ha invece ripreso in pieno le ricerche sull'epigenetica avviate da Conrad Wedington a partire dagli anni 50 del secolo scorso, facendo della epigenetica è termine italiano, ma epi in greco significa sopra la genetica, la nuova scienza della genetica, l'epigenetica, la nuova scienza della genetica. L'aspetto epistemologico fondamentale della svolta epigenetica può essere così riassunto. Mentre, dominante il dogma di Crick, la vita era concepita come il semplice, ancorché imprevedibile prodotto dell'informazione genica, secondo il paradigma epigenetico, la vita retroagisce sulle condizioni che l'hanno prodotta e che continuamente la rinnovano. Secondo Wedington, il genotipo, il nostro patrimonio genico, il nostro genoma, non è un insieme di caratteristiche già formate, mentre è invece un insieme di potenzialità. La prima cosa da comprendere sull'ereditarietà, scrive nel suo testo del 1961 La natura della vita, è che ciò che la coppia dei genitori dona alla prole è un set di potenzialità, non un set di caratteristiche già formate. Queste entità entreranno in relazione con l'ambiente e daranno origine al fenotipo, a quello che appare, e ciascun genotipo all'individuo concreto che ha determinate caratteristiche relative all'ambiente in cui si è formato, e ciascun genotipo di conseguenza può dare origine a numerosi fenotipi corrispondenti ai differenti ambienti in cui viene a svilupparsi. Per capirci, molto semplicemente, due gemelli monozigoti, quindi con un genotipo identico, se cresciuti a Tokyo o a New York o a Roma o a Padova, avranno dei fenotipi completamente differenti, cioè delle manifestazioni, un carattere, tratti fisionomici, ma anche tratti culturali, anche tratti caratteriali differenti, proprio perché l'interazione ambiente e genoma è quello che in realtà determina le caratteristiche del vivente. Ma non solo. Questo significa anche che i cambiamenti dell'espressione genica possono intervenire anche in cellule che non hanno eredi, che cioè non si dividono, come per esempio i neuroni e i linfociti maturi. Neuroni, le cellule del nostro sistema nervoso, e i linfociti maturi, cellule circolanti all'interno del sangue. E che anche queste possono essere, anche questi cambiamenti possono essere trasmessi. Voi capite che siamo di fronte a un sovvertimento di un paradigma, un sovvertimento completo a 360 gradi di un paradigma dove esisteva il genoma e questo determinava, conteneva tutto e determinava tutto, ad un paradigma invece in cui il genoma è una potenzialità, ma il contesto è quello che determina l'espressione delle potenzialità contenute all'interno del genoma. Si passa cioè da una visione deterministica e meccanicistica ad una visione complessa e sistemica. L'aver realizzato che il genoma è programmato dall'epigenoma e che questa programmazione potrebbe essere importante come la sequenza stessa nella funzionalità esecutiva del genoma offre un nuovo approccio all'annoso mistero delle interazioni gene-ambiente, ma non solo anche qui.
L'epigenetica, infatti, implicazione plurime, obbliga a una riconsiderazione dello stesso paradigma evoluzionista neo-darwiniano. Dicevo, da Darwin si sono succedute approfondimenti e interpretazioni sempre più raffinate, se vogliamo dire, dell'evoluzione del più adatto. Consente di rintracciare nelle impostazioni iniziali della vita, le radici di disordine che si manifestano nella vita adulta, apre possibilità di indagine precoce. Scusatemi un attimo, mi si sta scaricando il computer. Ecco. Apre possibilità di indagini precoci su modificazioni cellulari epigenetiche che possono dar luogo a patologie rilevanti come cancro e malattie cardiovascolari e autoimmuni, promettendo nuovi possibili interventi di correzioni di modifica dell'errore epigenetico, sia tramite la modifica di comportamenti, e questo è davvero interessante, modifica di comportamenti come la dieta, l'attività fisica, l'eliminazione di alcol e sostanze, la gestione di alcol e sostanze, la gestione dello stress, che è un elemento centrale in questa nuova prospettiva, sia tramite pratiche psicologiche, tutto quello che il mondo della psicologia ha offerto in questo ultimo secolo, sia tramite rimedi come in omeopatia o farmaci vegetali, animali o di nuovo di dieta, come in ayurvedica, o pratiche terapeutiche come l'agopuntura, che nella prospettiva epigenetica potrebbero trovare una propria fondazione e legittimità scientifica che ancora non hanno. Insomma, siamo dentro un epocale cambiamento del paradigma della biologia molecolare. Nel micromondo della vita, dove sembrava obbligatorio il dominio dell'approccio riduzionista, emerge con forza dirompente l'approccio sistemico, pur senza negare il grande valore euristico delle scoperte della biologia molecolare stessa. Siamo in sostanza di fronte all'emergere di una nuova biologia ad orientamento sistemico. Questa forse è la novità in tutti i seminari e in tutti gli incontri di questo anno e mezzo di Covid. Abbiamo parlato a lungo ed estesamente di orientamento sistemico. Anche la biologia in questo momento è area forte, area strutturata del pensiero scientifico, si sta lentamente aprendo. Quindi siamo in sostanza di fronte all'emergere di una nuova biologia ad orientamento sistemico che paradossalmente ha il suo motore nel cuore della genetica, cioè nella disciplina più riduzionista di tutte le scienze della vita. Del resto, questa peculiarità dell'epigenetica, la dimensione sistemica che si nutre della tecnica riduzionista, appare una garanzia, sia contro derive antiscientifiche contemporaneamente, da una solida base scientifica all'apertura di un dialogo proficuo fra natura e cultura, fra scienze biologiche e scienze umane, fra scienze della vita e scienze dello spirito, fra scienze della materia e scienze della mente, che potrà permetterci di superare il dualismo che finora ci ha inchiodato ad una condizione divisiva e diabolica. E riprendo qui l'etimologia del termine e diavolo. In piena epoca riduzionista, un biologo teorico austriaco di nascita e di formazione, poi cittadino canadese, Carl Ludwig von Bertalanffy, già negli anni 30 aveva iniziato una ricerca che era culminata alla fine degli anni 60 nella pubblicazione di un libro che ha fatto epoca, La teoria generale dei sistemi. La copertina è la pubblicazione del testo di Einaudi, e che fra l'altro era uno dei due libri che Udolin, ancora in vita e sicuramente negli anni 80,
proponeva alla lettura dei servitori insegnanti, insieme a un altro testo di cui non capisco però il significato che dava Udolin, ma forse Franco potrà dirlo, che era I meccanismi di protezione dell'io di Anna Freud. Questi erano i due libri che lui in quel momento, anni 80, proponeva, e questa la dice lunga su da dove partiva Udolin. Dunque, vediamo il punto di partenza di tutta la riflessione di Bertalanffy. La scienza classica, dice Bertalanffy, tentava di isolare gli elementi dell'universo osservato, sperando che nel rimettere insieme tali elementi si potesse ottenere, rendendolo intelligibile, il complesso, ovvero il sistema, e poteva trattarsi della cellula, della mente o della società. Ora abbiamo imparato che al fine della comprensione non sono necessari sono solo gli elementi, ma anche le loro interazioni. E questo è fondamentale di questo paradigma. Quello che conta quindi è lo studio dell'interazione tra gli elementi, non semplicemente la loro analisi. Comprendere come interagiscono tutti gli elementi significa darsi una rappresentazione del sistema che opera, quindi del sistema che vive, del sistema che evolve, del sistema che cambia. Qualche anno dopo, il libro di Bertalanffy, due biologi cileni, Umberto Maturana e Francisco Varela, di cui Franco e Vanna ci hanno abituato perlomeno ai nomi, ma anche ai loro background, fanno delle interazioni che si realizzano all'interno di un sistema vivente, nelle sue relazioni con l'ambiente, la fonte della produzione della vita stessa. A partire dalla cellula, come sistema vivente minimale, la vita si organizza in maniera autopoietica. Questo è il grande contributo di Maturana e Varela. E cioè in ogni sistema vivente sono all'opera reti di processi molecolari che reagiscono tra di loro in modo da produrre la rete che li ha prodotti e che determina il proprio confine. Ma qui mi taccio perché entro in un ambito nel quale farei davvero fatica. Thomas Kuhn, altro grande fisico, filosofo, teorico, statunitense, e ha più volte sottolineato il legame tra scienza e filosofia, in particolare nei momenti di crisi. La crisi induce alcuni scienziati a tentare costantemente teorie speculative, dice, che, se accompagnate da successo, possono aprire la via a un nuovo paradigma. In questa fase ci saranno sempre più scienziati che si rivolgeranno all'analisi filosofica. Nell'antichità, a Oriente e a Occidente, lo scambio tra filosofia e scienza è sempre stato ampio e costante, l'una ha tratto alimento dall'altra. In epoca moderna si è realizzato, purtroppo, un progressivo estraniamento reciproco, che ha cacciato la filosofia nel privato e ha reso irresponsabile la scienza, così perlomeno stando all'affermazione di Gadamer in La realtà, nel suo testo La ragione nell'età della scienza. L'unico esempio contrario viene dalla fisica quantistica, perché comunque il dialogo all'interno del mondo scientifico è sempre aperto e mutante e trasformativo. L'unico esempio contrario viene dalla fisica quantistica, che in particolare con Werner Heisenberg nel 1958, per dare un inquadramento epistemologico alle proprie scoperte, ha fatto ampiamente ricorso alla filosofia antica. Altri filosofi fisici, come Wolfgang Pauli, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, tenteranno approcci sia alla psicologia che alla biologia, ma complessivamente da oltre mezzo secolo il dialogo tra scienza e tra scienze della natura, della vita e dell'uomo è praticamente interrotto o comunque difficile. Ora il paradigma della vita, della salute e del benessere è riaperto, mi viene
da dire, e potrebbe trovare una fondazione scientifica anche l'intuizione di Udolin, che nell'ultimo congresso italo-jugoslavo dei club degli alcolisti in trattamento di Riva del Garda nel 1990 si era concretizzato in un titolo piuttosto suggestivo: Le reti della solidarietà, una scienza possibile. Reti della solidarietà, scienza possibile, ma anche solidarietà, scienza possibile. Oggi sappiamo dai contributi della biologia molecolare, dell'epigenetica e della psiconeuroimmunologia che mente e corpo sono connessi. Non è più l'idea che esista un connettore fra corpo e mente, la ghiandola pineale di cartesiana memoria, una sorta di portale di accesso fra due mondi altrimenti separati, ma invece il fatto che il sistema nervoso e il sistema immunitario siano ampiamente connessi e interagenti a produrre e a sostenere la mente individuale e collettiva e contemporaneamente ad esserne sostenuti. Studi del primo decennio di questo secolo dimostrano che anche patologie come l'aterosclerosi e le cardiopatie in genere sono fortemente, scusatemi, condizionate dall'umore. La depressione, con la sovrapposizione di cortisolo e catecolamine, con l'aumento di produzione di cortisolo e catecolamine, contribuisce ad alterare la parete interna dei vasi, favorendo la formazione della lesione aterosclerotica. Così, taluni infarti e altri eventi cardiaci acuti, in presenza di disturbi dell'umore, possono trovare spiegazioni nelle alterazioni vascolari prodotte dall'adrenalina, dalla noradrenalina e dallo squilibrio del sistema della serotonina. Infine, sempre ricerche del primo decennio del secolo, di questo secolo, hanno dimostrato, hanno dimostrato che una disregolazione immunitaria in senso infiammatorio, non chiedetemi di entrare nel dettaglio, farei confusione, ma una disregolazione immunitaria in senso infiammatorio può essere, significa che all'interno del sistema immunitario e delle sue cellule e della sua organizzazione si possono creare delle modificazioni di funzionamento che inducono infiammazione. E questa infiammazione, questa disregolazione immunitaria può essere responsabile della sintomatologia che tradizionalmente viene riferita ai disturbi di somatizzazione. Ne faceva riferimento anche Franco prima nell'introduzione, nonché ai tipici sintomi psicosomatici, che per il fatto di essere psico non è che siano inventati, che accompagnano appunto sia i disturbi di cui si occupano psicologia e psichiatria, ossia ansia, depressione e sindrome da fatica cronica, sia disordini di carattere più propriamente medico, come malattie autoimmuni e cancro. Dunque, quella che una volta la definizione di sintomi somatopsichici o psicosomatici era come relegare la sofferenza, il disagio antropospirituale, come lo ha definito Udolin, ad un in un luogo minore, in un luogo di minor importanza, in un luogo di minor rilievo, in un luogo di minor rispondibilità, era legato semplicemente al fatto che la scienza biomedica e l'approccio riduzionistico non erano in grado di dare un nome, un senso, una logica a questo tipo di disagio e di sintomi. E quindi passavano a sintomi che le persone si inventavano, con ovviamente tutta la conseguenza legata a un'etichettatura di questo genere. Ma sto andando verso la conclusione. È ora possibile procedere nella direzione del cambiamento. Resistere nel vecchio paradigma significa incremento dei costi di questa medicina, scarsa soddisfazione di medici e pazienti, peggioramento delle disuguaglianze in salute.
significa anche ignorare l'origine complessa delle malattie, medicalizzare i fattori di rischio, rendere malate persone asintomatiche, tutta la terapia è rivolta e l'attenzione è rivolta all'ipertensione oppure rivolta all'aumento della concentrazione del colesterolo nel sangue e di fatto prediligere il trattamento con farmaci alla prevenzione e alla promozione della salute e dunque la supremazia di trattamenti brevettabili che consentono grandi profitti e che determinano l'impostazione della stessa e ricerca e della stessa pratica. Significa ancora incrementare l'identificazione di tumori clinicamente insignificanti della tiroide, della prostata, della pelle, il melanoma, del seno, con un incremento di trattamenti inappropriati. Significa infine anche eccedere nelle diagnosi di malattie psichiatriche, con conseguenti trattamenti psicofarmacologici immotivati e inappropriati. E qui, concludo, il rischio di perdermi diventa alto, ma mi taccio con una sensazione curiosa, che il naufragarmi è dolce in questo mare, perché la prospettiva è aperta, rimane aperta, la speranza che qualcosa possa cambiare e già sta cambiando nella scienza è reale. Ma lasciatemi concludere in una maniera un po' curiosa. Scusate, il coronavirus che fine ha fatto? L'altro ieri, sull'inserto molto salute del Gazzettino, del 14 ottobre, appunto, in un articolo firmato da Francesca Pierantozzi, c'era scritto: ora è custodito in una banca tra le Alpi della Svizzera. E mi ha attirato davvero subito l'attenzione, perché mi ha richiamato subito a questi discorsi che stavo approfondendo, che sono appunto quelli che ho cercato di trasmettervi fino a questo punto. E Francesca Pierantozzi introduce il suo articolo dicendo: il parallelepipedo in cemento, anni 60, all'aria di una di quelle banche svizzere da cartolina incastonato com'è fra le Alpi Bernesi sullo sfondo. Alpi Bernesi significa Jungfrau, significa Eiger, significa luoghi che nella storia dell'alpinismo e della montagna ci portano lontani, i prati verdi intorno, il lago di Thun a valle, la sua porta a vetri antiproiettile, il parcheggio immacolato. E in parte lo è una banca, il Labor Spiez, Spiez dal luogo dove è ubicato, in prossimità appunto del lago di Thun. Il Labor Spiez, uno dei 50 laboratori di massima sicurezza al mondo. Soltanto che nelle cassette di sicurezza non ci sono soldi e pietre preziose come potremmo aspettarci in Svizzera, ma molecole di acido nucleico, le peggiori: Ebola, Marburg, Chikungunya, vaiolo, febbre gialla, encefalite giapponese e naturalmente i coronavirus SARS, tutti. E vi riassumo brevemente questo articolo di una pagina. Ve lo riassumo per immagini. La prima immagine: la Svizzera, dunque, i prati verdi con vista sulle Alpi e il lago di Thun, il mito di Heidi, mi piace tradurlo. La seconda immagine: banca, biobanca, cassetta di sicurezza, bunker. Tutti i patogeni in un laboratorio di massima sicurezza. Lo traduco nel mito del dormiamo sogni tranquilli. La terza immagine: guadagnare tempo in caso di nuova pandemia, controllare le epidemie, contromisure mediche, lotta ai patogeni. E anche questo ha un mito, secondo me, che è la rapidità, l'incisività e l'eradicazione. Quarta immagine: il biohub. E anche qui un mito: logistica ed efficienza.
Ho voluto sintetizzare con queste quattro immagini, partendo da questa immagine del Labo Spitze dell'articolo sul Gazzettino, perché mi sembrava in una qualche maniera un'immagine dipinta di quello che è il paradigma meccanicistico riduzionista il massimo del meglio, dunque, almeno per l'OMS, che ha scelto la miglior location possibile per la medicina, che è derivata dalle intuizioni e dalle ricerche di Pasteur, Koch e Virchow, quindi dalla patologia tedesca che nel corso del 1800 ha preso il sopravvento rispetto alla patologia francese di François-Xavier Bichat e di Claude Bernard, che ha legato una malattia ad un microbo o ad un gene o ad un oncogeno e diventato con grande successo antibiotici, anticorpi, ingegneria genetica e altri proiettili ad alta definizione. Ora però anche le fragilità di questo paradigma stanno emergendo. La complessità e l'organizzazione, sia nel micro che nel macro, hanno attirato l'attenzione ed urge un nuovo paradigma che peraltro già esiste e lo abbiamo descritto. Vi ringrazio anche della vostra pazienza. Naturalmente l'applauso è un invito che il prossimo seminario, seconda puntata, Ecologia e Salute Mentale. Ritieniti impegnato il 14 di novembre. Ho chiesto anche a Luigino Pellegrini, che ha dato la sua disponibilità. Entreremo ancora più nel merito dell'ecologia. Bene. Hai sentito Claudio? Sì. Qui si mette il sedere nelle pedate, come si dice, ma va bene. Diamo la parola a Lucio. Beh, insomma, io invece ho affrontato completamente, in modo completamente diverso il problema, insomma, penso ci fosse la libertà di poter scegliere. Sono rimasto molto più sul pratico e anche su come dire, un discorso come sempre esperienziale in cui mi trovo meglio e che mi serve anche, insomma, per leggere un po' di più il mio disagio, insomma. Quindi, cercando di trovare un senso a questo intervento, sollecitato da una ermetica richiesta di Franco, che univa solo il concetto generale di malattia alla mia esperienza medica, ho preso in considerazione molti tagli da cui iniziare e poi sviluppare l'argomento. Mi sono abitato sulla molteplicità degli spunti che ho regolarmente scartato per l'impossibilità di trattarli senza doverne aprire ancora molti altri. Insomma, abbasso un po' perché altrimenti non ci vedo. Uno però mi è sempre ritornato come possibile. Ovvero il parafrasare la nota affermazione di Antistene, vedo il cavallo ma non la cavallinità, in vedo il malato ma non vedo la malattia. Che poi, fra l'altro, per inciso, se lo volessimo trasformare, no, in un imperativo categorico per i medici, sarebbe interessante anche per il malato, cioè guarda il malato ma non guardare la malattia come base iniziale. Su questo non vedere, cioè questo, legato a questo non vedo il malato, ma non vedo il malato ma non vedo la malattia, su questo non vedere ciò che in fondo è un'astrazione, che poi viene esplicitata deduttivamente, sta forse un punto di partenza. Quando
Qui però una digressione diventa necessaria, introdurre il concetto di cosa sia la non malattia. Altra astrazione che nei primi 3 anni del corso di medicina affascina gli studenti, perché li porta a conoscere, insomma, tramite istologia, anatomia, biochimica e soprattutto la fisiologia, il corpo umano. Si diventa quindi conoscitori di un modello di non malattia, modello ovviamente teorico, che altro non è che un'istantanea svincolata dal tempo e dallo spazio. Beh, il resto del corso di studi, dopo la pubblicità ingannevole dei primi anni, non sarà altro che l'immersione in una bolgia dantesca dove studiare solo malattie, la fine di un modello del modello teorico e la realtà cruda della patologia, mitigata in parte dai modelli di cura. Sono anni in cui credo tutti gli studenti, chi più chi meno, si sono sentiti affetti dalle malattie che studiavano. Paura e disperazione uscivano dalle pagine di quei volumi che parevano infiniti. Solo l'approccio ai malati in corsia riportava la realtà, che come sempre è meno spaventosa e complicata di quello che puoi immaginare o sognare. Soprattutto poi perché la gestione di quei malati non ti era affidata in prima persona. Il senso di questa digressione è che allora alle due entità, malato e non malato, bisogna aggiungere un'altra. Quella della figura deputata a prendersi cura del malato. Ci sono tanti parenti, amici, personale medico, infermieristico, tecnico, volontari, insomma. Attorno al malato si sviluppano relazioni molteplici con altri soggetti che in un modo o nell'altro vengono coinvolti nella sua malattia, cosa non semplice da controllare e da digerire. La malattia non influenza solo la salute mentale di chi ne è affetto, ma di tutti quelli che se ne prendono cura a vario titolo. E se per molti questo genere di esperienza è limitato a qualche amico o ai familiari più stretti, ben diverso è il numero di casi di cui si deve far carico chi esercita una professione medica. Abbiamo quindi il malato, chi se ne prende cura e la salute mentale di entrambi, elementi tutti collegati e che si possono influenzare, cioè che si influenzano a vicenda. Ovviamente il malato può anche coincidere con chi fa parte del personale dedito alla cura, cosa che spesso aggiunge sentimenti ulteriori, confusi, perché la contemporaneità di ruoli che ci si trova a vivere può aumentare ancora la sensazione di confusione. Nessuno si può abituare alla sofferenza altrui all'effetto destabilizzante su di sé, neppure se ci ha a che fare tutti i giorni. Quello che salva in parte è il ruolo attivo di responsabilità che viene richiesto alla professione che si svolge. E nel caso del medico, di coniugare tramite i vari strumenti e mezzi a disposizione l'astrazione della malattia alla realtà e alla cura del malato. E per far questo bisogna attingere al sapere consolidato, aggiornato, rivisitato di chi ha fatto questo prima di te e te lo ha trasmesso. Bisogna poter crederci, bisogna affidarsi. Ma c'è sempre una situazione che non hai mai affrontato e sono tante. Non puoi sempre fare riferimento a un'analoga vissuta di persona. E qui comincia un'altra storia, il lato oscuro, dove devi scegliere tra coraggio e prudente vigliaccheria, dove ti giochi rispetto a te stesso, dove vorresti essere a casa tu a dormire, dove vorresti aver aperto un'agenzia di viaggi e non essere lì in ospedale. E anche se non sei scappato, perché sai che se scappi una volta scapperai ancora, e anche se sei riuscito a risolvere la situazione all'alba, perché le storie più complesse succedono sempre di notte, dentro ti resta la sensazione di essere tornato da una missione di pattuglia in Vietnam, attento soprattutto a non essere eliminato dal fuoco amico. Come tornerai a lavorare al turno successivo? C'è solo un sistema, a parte l'ironia, quello della rimozione, e lo impari col tempo.
Devi costruirti un luogo mentale dove infilare in appositi congelatori tutte le emozioni e le situazioni negative. Ma si sa, e qui vorrei tornare a quello di cui dovevo forse parlare, i congelatori devono restare sempre accesi e il costo dell'energia va pagato ed è un costo elevato, perché incide molto anche sulla tua vita privata. Però dura un due. Sì, è di un costo elevato perché incide molto anche sulla tua vita privata. Il controllo delle emozioni, che è fondamentale per affrontare le situazioni di emergenza, diventa parte di te. Non puoi più scindere il pubblico dal privato e questo ti isola, ti rende in qualche modo impermeabile, anche se non te ne accorgi, anche se ti pare il contrario. E se non ci riesci in questa operazione di rimozione, in agguato c'è sempre ed è molto frequente il burnout, il limite oltre il quale non puoi andare. Il problema è che arriva all'improvviso, ti permea. È una depressione fatta di disistima, di autocommiserazione, di spunti persecutori, di infelicità profonda e di stanchezza. Ci sono andato vicino, ma non l'ho mai vissuto, forse l'ho solo assaggiato. Però ho visto molti infermieri e colleghi finirci dentro e ho visto la fatica che hanno fatto a uscirne anche cambiando di reparto e dimensioni. E riguardando a tutto questo, solo dopo aver smesso di lavorare, ti accorgi di quale prezzo tu abbia pagato per questa totale immersione che non ti lascia mai mentalmente libero, di che prezzo tu abbia fatto involontariamente pagare la tua famiglia in questa continua ricerca del tuo riequilibrarti. Devo dire per concludere che in quei 6 giorni in cui ho provato a scrivere di questo argomento sono riemerse in maniera confusa molte emozioni spiacevoli, ma devo dire anche spunti per una nuova interpretazione dei miei attuali problemi familiari e del mio disagio. Bene, grazie Lucio. Alina, allora adesso. Ciao. Allora, ho ripreso in mano un libro di un esame che ho dato l'anno scorso della serie L'università ha fatto anche cose buone. E allora, a me piacerebbe fare un salto temporale. E mi è venuto in mente un argomento che mi ha colpito fin da subito, appena l'ho sentito a lezione. Allora, il salto temporale è sempre in Europa, in Italia e in Grecia, nel V secolo avanti Cristo. Allora, nel V secolo avanti Cristo, in Italia e più specificatamente nella zona tra Lazio e la Toscana, c'era un popolo, i Sabini, che avevano un culto, il culto della dea Salus, che noi traduciamo come salute. Allora, la dea Salus era intesa da loro come divinità che protegge non il singolo individuo o non, che non protegge dal singolo stato morboso, ma che in qualche modo protegge l'intera comunità, l'intera collettività. E quindi diciamo che il culto della dea Salus si affrancava un pochino dalla medicina per come la intendiamo noi, no? Cioè della guarigione, ma era più una virtù che stava all'interno della comunità. Nello stesso periodo, in un'altra parte d'Europa, cioè nel Peloponneso, i Greci, che erano una comunità molto variegata, ma comunque all'interno di quella regione, i Greci invece avevano il culto di Asclepio e della dea Igea.
Asclepio, poi tradotto come Esculapio nell'impero romano, è il dio della medicina, no? Inteso proprio come guaritore e colui che è in grado di resuscitare i morti. E simbolo dell'incarnazione di Asclepio è il serpente, come proprio rinnovamento, no? Cioè il serpente che si desquama, scarta la malattia e rinasce come essere vivente in piena salute. Quindi abbiamo questo culto della Dea Igea che significa sanità, no? Benessere fisico. Ci sono varie ragioni per cui questi due popoli avevano questi culti che ad una visione un po' più superficiale sembrano ritenersi alla stessa cosa, invece sono molto differenti. Per esempio, i Sabini erano un popolo anche molto protetto territorialmente, perché da una parte c'era il mare, da una parte c'erano le montagne, quindi erano poco soggetti ad invasioni di vario genere, mentre i Greci, come sappiamo, hanno avuto una storia un po' più travagliata. E quindi diciamo che la tranquillità in generale ha permesso ai Sabini di avere un culto per quanto riguarda la salute che avesse una visione a tutto tondo, no? Invece i Greci, che erano anche soliti andare in guerra, eccetera, eccetera, ci tenevano molto più all'integrità fisica perché serviva loro per proteggersi e sopravvivere, no? Cosa succede? Vabbè, i Sabini poi comunque influenzano anche tutto il culto nell'impero romano finché Augusto istituisce il 30 marzo il giorno della Dea Salus. Cosa succedeva il 30 marzo? La popolazione andava a farsi gli esami del sangue, un check-up completo per vedere se... No, allora il 30 marzo dovevano tutti smettere di lavorare e dovevano incontrarsi, questo era il dettato, no? Incontrarsi in comunità. Poi cosa succede? Arriva una pestilenza a Roma, nell'impero romano, e qui mi viene da pensare che forse la nostra sensazione che quello che stiamo vivendo è una novità, forse non è proprio una novità, nel senso che arriva la pestilenza. E arriva anche poi la necessità di mantenere un'integrità fisica dell'individuo. E quindi cosa succede? Piano piano il culto della Dea Igea, che comunque ha prodotto anche lì delle cose buone, cioè c'è stato Ippocrate, c'è stato, no, tutto la nascita di sintomo, diagnosi, patologia. Cosa succede? La Dea Igea piano piano, che tra l'altro è una dea secondaria perché è figlia di Asclepio, dio della medicina, invece il culto della dea Salus è un culto principale, non è secondario. E piano piano Igea sostituisce Salus anche nell'impero romano. E anche qui mi viene da dire, scienza come religione non è una novità, perché a me sembrava una novità, no, oddio, la nuova religione era scienza, invece non è nuovo nulla, cioè tutto forse è già successo. Nel senso che la salute come salute e integrità della comunità inizia piano piano a coincidere come salute del singolo e guarigione, no? E vabbè, tutto questo pippone filologico, questo volo pindarico per arrivare ai giorni nostri e pensare questo, cioè... Se mi guardo intorno, effettivamente mi rendo conto di vedere persone malate molto sane e persone sane molto malate. Cioè, nel senso che, forse come dice Claudio, tutto sta nel presupposto, no? Tutto sta se noi facciamo parte del culto Salus o del culto Igea, che poi Salus come salute, Igea come igiene, no? E quindi mi viene da pensare che la realtà forse non è come ci appare, ma non è come ci appare non perché noi non siamo capaci di vedere, ma forse perché i nostri presupposti sono diversi, differenti. E niente, quindi questi sono stati i miei ragionamenti rispetto a malattie e salute mentale e il fatto che sempre per il filone che abbiamo un po' ripreso anche durante le scuole, che un altro mondo è possibile, un'altra realtà è possibile, è anche possibile vedere una persona malata come una persona estremamente sana.
anche se i suoi indici, diciamo, del sangue non ci dicono questo. E basta, io sono breve, ho finito il mio intervento. Grazie. Questo è uno spunto di riflessione. Grazie. Allora, adesso, sì, il mondo giovanile parla, a partire ovviamente dalla propria fragilità, vulnerabilità, anche dolore e sofferenza, perché noi ci immaginiamo sempre che il dolore e la sofferenza riguardi un'età molto tardiva e raramente riguardi noi, se non per una condizione di sfiga. E in realtà poi il dolore ci può accompagnare anche nella pienezza della forza dell'organismo. E do la parola a Carlo, che esperienzialmente ci porta quando l'organismo un po' ti tradisce, nel senso che manifesta il dolore. Il dolore non è un caso che noi viviamo nell'epoca che oscilla continuamente tra l'oppioide e lo stimolante. E dentro a questa dicotomia, questa funzione diabolica della cultura, naturalmente dobbiamo fare i conti con la realtà dei nostri corpi. Carlo, vieni. Dov'è? Prego. Ciao Carlo. Ciao, Franco mi ha scritto ieri, quindi ieri sera. Ma pomeriggio? Pomeriggio, vabbè, sì. Tutto il tempo, quante ore? Stavo facendo altro, però. Ma quando andavamo a fare le settimane di sensibilizzazione con lui, alla sera, dopo cena, diceva: voi dovete preparare per me tutti questi luci. Professore, siete giovani, potete fare tutta la notte. Cosa così evitate di fare altro. Io ho preferito dormire. Da dove ti viene questa attitudine? Sabato sono arrivato un po' più tardi, quindi te non ti ho sentito un po' Claudio e Lucio e Arina. Di cosa devo parlare? Di te, della tua esperienza con il dolore e la cura. Ok. È una via di malattia. Apriamo queste parentesi. Per quanto riguarda la malattia magari più mentale, partita, no, dai 16 anni in realtà prima si parlava di malattie psicosomatiche, Claudio mi pare, e mi ricordo che ne ho avuta una sui 14 per 2 mesi, mi si bloccava il respiro, alla fine non se ne è venuto a capo, e ogni notte alla stessa ora più o meno mi si bloccava il respiro per 5 minuti, 10 minuti, poi si sbloccava da solo, perché comunque il corpo poi ci tiene a vivere, anche il mio. E quindi per 2 mesi sono andato avanti così, e alla fine i medici hanno definito la cosa psicosomatica. E dopo un paio d'anni però ho iniziato ad avere, no, quella sintomatologia più psicologica, blocco di andare a scuola, insomma difficoltà varie che poi sono sfociate nella psichiatria dopo un po' di anni. E quindi farmaci annessi eccetera che mi hanno definito un po' come malato in quel senso, però il fisico stava bene, a parte appunto quel momento di a 14 anni di psicosomatologia. E dopodiché, cioè nel senso, sport più o meno, poi ho smesso un po' perché mi piaceva suonare, quindi tutto il tempo lo dedicavo lì. Quello è stato forse una fregatura per il fisico, per preservare il fisico anche in età giovanile, penso che sta sempre gobbo sulla chitarra, dopo un po' probabilmente, dopo un po' di anni lo senti, ma questo è normale. Comunque,
poi sono insomma varie cose successe, sono finito qua ai club e ho visto una forte ripresa a livello per quanto riguarda l'aspetto della salute mentale, che comunque sono collegati fisico e mentale, solo che a 30 anni poi ho iniziato a stare male fisicamente. E non entro nei particolari perché non mi va. Beh, nel senso, ho un'ernia, questo lo so, è una cosa che probabilmente molte persone hanno, solo che sì, mi ha portato un po' di problemi, mi porta tuttora, e ho un altro dolore alla gamba sinistra che sembra non essere correlato, e quello è il dolore che mi porta più problemi sia a livello fisico che a livello di gestione dello stress e insomma, mentale, insomma, gestire il dolore proprio a livello di insomma, mentalmente. Sono molto arrabbiato per il fatto che appunto no, venendo qua il club è riuscito a dare una certa direzione per quanto riguarda la mia vita, e comunque la sto continuando a dare nonostante tutti questi dolori che mi portano a non avere una vita da persona giovane, nel senso ora voglio fare sport e non posso farlo banalmente. Ieri per esempio sono stato a Bologna da un'amica e dopo un paio d'ore di camminata mi sono dovuto distendere perché non potevo andare avanti, e questo per questo dolore alla gamba sinistra che sembra non essere collegato all'ernia. E anche qui in questi 4 anni ho cercato soluzioni un po' dappertutto, ho visto com'è il mondo medico, e il mondo medico è molto settoriale, è molto ognuno fa il suo e non guarda oltre, e almeno questa è l'impressione che ho avuto io, e non c'è qualcuno che dal settoriale riesce un po' a collegare tutti quanti i vari puntini, perché a volte le cose non sono sempre hai questa cosa, questo è grave o non grave, ma è quella, siamo sicuri. A volte può essere un mix di cause, e quando si hanno questo tipo di cose è difficile, cioè per come ho visto che è strutturata adesso la medicina, è difficile che qualcuno si prenda a carico e mettere insieme i puntini. E quindi niente, vedo che la medicina è molto così, a partire dal medico di base che ci litigo spesso, o meglio mi lamento con i miei, non dovrei, dovrei semplicemente cambiarlo perché è troppo berato, ma questo non è colpa sua, è probabilmente tutto il sistema che non funziona. Un medico che ha pieno di pazienti, e quindi anche soltanto parlarci è difficile. E anche soltanto chiedere una ricetta è difficile, e quando la richiedi è spesso sbagliata, devi richiederla di nuovo. È molta burocrazia che andrebbe non eliminata, ma insomma cercate di vedere. Quindi in sostanza dopo 3 anni e mezzo che sto male e fisicamente, e non vedo la luce, anzi, cioè 3 anni fa mi lamentavo di più e stavo molto meglio, adesso mi lamento meno e fisicamente sto peggio, perché ovviamente gestire la propria vita, che era in salita prima, visto tutto il passato che ho avuto arrivando qua in quei club, insomma chi mi conosce sa un pochino, e comunque sono sempre salito, nel senso che anzi, in questi ultimi 4 anni ho ottenuto molto di più che nei precedenti 10, come obiettivi, come diciamo sì, obiettivi, o comunque indipendenza, o indipendenza economica, o indipendenza della mia famiglia. Ho comunque coltivato molte relazioni, sono cresciuto comunque a livello umano, spirituale, emotivo, e all'interno però c'era questa cosa dei dolori fisici che sicuramente non mi ha fatto vivere la cosa serenamente, perché vedevo che mi sentivo bloccato, mi sento ancora tutto bloccato. Io vengo
questa settimana, appunto, da 4 giorni in cui sono dovuto rimanere a casa perché non riuscivo ad andare al lavoro. Il mio lavoro adesso è, un tempo era più movimentato, nel senso che ero all'interno di un supermercato, poi ho voluto cambiare completamente e lavoro come sviluppatore presso un'azienda, quindi un lavoro molto più sedentario. E sembrerebbe più facile, però il fisico ne risente probabilmente di più, almeno per quello che vedo io, anche se non so esattamente cosa ho, a parte questa ernia. Quindi insomma, cioè, quello che volevo dire l'ho perso, ovviamente. No, mi sono perso. Non ti sei perso. Diciamo che attraverso l'esperienza hai portato anche molta parte dei ragionamenti che sono stati fatti fino a questo momento. Sì. Comunque sì, in questi 4 anni di difficoltà fisica ho ottenuto di più, quindi forse adesso stavo ragionando mentre parlavo sul fatto che sì, sicuramente li ho vissuti male, però forse anche la difficoltà fisica che c'è ora e che aumenta sempre di più mi porta a superare una sorta di limite, sia di dolore mentale, di sopportazione mentale, che poi anche di reazione verso situazioni, nel senso, sicuramente quando ho iniziato tutto quanto 3 anni e mezzo fa reagivo in maniera diversa. Adesso, nonostante il dolore sia maggiore, la sintomatologia sia maggiore, reagisco in maniera differente, un po' più propositiva, anche se sono dei momenti in cui proprio mi lascio abbattere la situazione. Comunque attuale mia personale rispetto al dolore fisico spesso è quella di una... Cioè, continuo a provare a capire che cos'ho, continuo a fare esami, ho fatto fisioterapia ovviamente, che ha peggiorato le cose in questo caso, però magari ha smosso qualcosa, non lo so, adesso è tutto quanto in corso, però credo che questo dolore fisico abbia portato tanto stress, tanto difficoltà di vivere, ma poi anche tanti risultati, perché comunque non potevo scappare da questa cosa, mentre col dolore mentale potevo scappare tramite i farmaci, cioè scappavo tramite i farmaci, l'alcol era più facile. Dal dolore fisico, ma onestamente potrei fare anche lo stesso, un po' di Rivotril di troppo, potrei anche prendermelo, però non risolve assolutamente le cose, e me ne rendo conto, questo è stato grazie appunto anche al connubio di sviluppare un pochino quello che sono io come spiritualità rispetto a quello che sono io attualmente come fisico, che c'è quindi dolore e dall'altra parte una voglia di crescere, maturare e anche in tempi piuttosto veloci, secondo me vorrei farlo, ognuno ha i suoi tempi, me ne sto rendendo conto, quindi anch'io voglio prendere le mie pause. Per quanto riguarda la sanità, comunque tornando al discorso della sanità, poi è stato in mezzo al Covid, quindi sono stati 2 anni un pochino buttati, e avevo anche un intervento da fare che è stato procrastinato e verrà procrastinato per i prossimi 10 anni, presumo, perché non era così urgente, era un tentativo verso risolvere un qualcosa, perché appunto non si capiva cosa avessi, e mi hanno detto prova anche questo, anche qua mi è sembrato strano perché... No, mi hanno detto operati e vediamo se è questo, e questo era pre-Covid, quindi è un po' anche il sintomo di come, cioè, di come veniva utilizzata la sanità dalle persone, ma anche da me, per carità, nel senso che ok, ho fatto tante cose, non funziona, prova questo, ma non stiamo dicendo prova a prenderti un farmaco, una pastiglia, prova a operarti con anestesia totale, mi pare fosse quello l'intervento locale, locale, vabbè. Comunque è un utilizzo della sanità che sì, è giusto che sia empirica, però forse un po' troppo, cioè mi hanno proprio detto vai, fai pure, mentre magari i posti potrebbero essere tenuti per cose più importanti o comunque gestire meglio le cose, perché comunque all'epoca quando ho visto l'intervento non stavo così male. Però volevo risolvere la mia situazione, adesso con l'intervento è spostato a mai più, penso, perché ho chiesto a giugno e mi hanno detto che ora stanno facendo soltanto interventi per cui uno o muore
muore, muore. La risposta che mi è stata data è: spero per te che non peggiori, però l'unico modo per fare intervento è che peggiori. Quindi vediamo. Comunque non credo sia quella la soluzione, è una situazione, un mix di cause che mi porta appunto a non vivere bene il mio fisico e banalmente non faccio sport, se cammino troppo devo distendermi, se sto troppo seduto devo alzarmi, se faccio sforzi fisici di qualsiasi tipo, anche solo lavare i piatti, è faticoso, lo faccio lo stesso, però non so questo dove mi porterà. Ad ogni modo sto cercando di accettare di più la mia situazione fisica e riuscendo a coltivare la dimensione più spirituale, e poi di mezzo c'è tutto quanto il resto, che è il lavoro, che per me è una cosa nuova, perché appunto con tutto il vissuto dai 20 ai 30 di un po' tra virgolette deviante, è stato insomma è tutto nuovo, tutto insieme, e sono un po' anche incazzato perché speravo che finalmente, no, stava prendendo una direzione nella mia vita buona, dove tutto sembrava per un po' andare bene, e poi di colpo il fisico ha ceduto, e quindi non tanto, cioè nel senso, sono in piedi, sono vivo, anzi riesco a fare ancora le mie cose, però non sta prendendo una bella direzione. Prima ero molto più preoccupato, adesso sono un po' forse più rassegnato e credo che sì, vabbè, col Covid è un casino, non capisco la sanità che cosa voglia fare. E prima non mi rendevo conto di com'era, e adesso mi rendo conto e sì, Claudio credo abbia parlato di connessione tra natura e medicina, adesso ero appena arrivato, quindi mi ero appena seduto, non ricordo, però penso sia anche secondo me la strada per cercare di non risolvere più in fretta le cose, ma perlomeno dare coscienza alle persone che non si è tutto quanto come una pastiglia. Per me è stato così dall'inizio della mia vita alla fine ad adesso, e mi rendo conto che non è così, quindi sto cercando di capire come fare per cercare di portare, far star meglio il mio fisico, anche portando un po' di stabilità nella parte più intellettuale, più emozionale, quindi che sicuramente incidono insieme. Basta in realtà. In realtà poi, cioè, non so Franco cosa, ovviamente come al solito mi scrivi un messaggio vago e tu sei stato concreto rispetto alla mia vaghezza consuetudinaria. Va bene, ok. Non so se qualcuno ha una domanda, ma io non mi sento di aggiungere molto altro. Poi avremo la discussione, adesso a Vanda, chiosare. Ecco, adesso vado ad alzarmi. Allora, devo chiosare una delle considerazioni. Hai male? Sì. No, a me l'unica domanda, dopo che ha parlato Carlo, che mi viene in mente, è da fare a voi. Ma è meglio che prima di questo percorso di cura fornite le persone di un giardino? Sugli effetti collaterali, che non sarebbe benissimo. Buona idea. Sì, infatti volevo chiosare andando a ritroso, invece che partire da Claudio, partire dalla fine, anche da me, che in questo momento faccio fatica a parlare perché ho un grosso dolore fisico che mi rende difficile respirare. E da quello che è successo anche qui dentro, a partire da Carlo, quando parla della gestione del dolore, della sua esperienza, intanto
Parto dal dolore, un po' perché è un'esperienza che sto vivendo io personalmente, il dolore fisico, e dal dolore che in qualche maniera parlare di malattia è accaduto anche qui dentro come esperienza. Carlo, anche Lucio, posso dire perché, posso dirlo, no? Prima ha avuto una notizia anche molto, è stato chiamato al telefono prima quando parlava Claudio e improvvisamente è morta una amica questa notte, è morta improvvisa. Ed è interessante come questo fosse anche in sintonia con il suo discorso, anche sul dolore del medico, no? Sul dolore lui parlava su come vivere il dolore, la sofferenza, anche da parte di tutte le persone che stanno attorno a chi è in quel momento portatore di una malattia, diciamo così, no? Lui ne parlava da un punto di vista dei familiari, ma anche dei curanti, ha parlato della sua esperienza anche. E quindi di come anche qui, no? In questa necessità assoluta che ovviamente ha ben sintetizzato Claudio, di riuscire veramente a mettere insieme le parti. Claudio ha fatto un excursus anche molto dotto e molto illuminante, magari anche da riascoltare, perché fa un'eccellente sintesi di quello che è successo negli ultimi due secoli, anche non solo, a partire anche da, anzi c'è un excursus continuo dall'antichità ai tempi di Cartesio, a tutte le nostre eredità culturali, eredità scientifiche. Io userei questa parola eredità culturale per metterci dentro tutto, l'aspetto scientifico, l'aspetto tecnico, l'aspetto umanistico, no? E questa necessità di mettere insieme le parti ed è molto interessante perché tra l'altro mi sorgeva anche una domanda su questa, su quanto diceva Claudio, che tutto il suo intervento è stato a mettere in evidenza come la scienza a un certo punto abbia preso questa deriva di separazione, no? Di andare un po' facendo questa separazione mente-corpo, no? Questa separazione tra approcci riduzionisti e una visione più complessa anche dell'inquadramento del senso della scienza, del senso della ricerca anche in campo umano, perché la biologia in fondo riguarda anche l'aspetto, diciamo così, che riguarda anche le questioni che riguardano la vita di noi esseri umani. Ed è interessante perché in tutto questo excursus dove ha fatto vedere, no? Come le cose c'erano, poi c'è stata questa differenziazione, questa separazione, come lui chiamava appunto come operazione del diavolo, no? E questa di cui noi in qualche maniera siamo anche abbastanza dotti, perché di questi temi ne abbiamo parlato tante volte, la separazione corpo-anima, mente-corpo, spirito-materia. Ed è interessante perché continuiamo, cioè forse farci questa domanda, a che punto siamo noi, ognuno di noi anche, rispetto a questi dualismi che teoreticamente abbiamo forse abbastanza, abbiamo un po' più, minimo abbiamo familiarità. Forse li abbiamo anche acquisiti, no? Perché un conto è avere familiarità, un conto è averli anche acquisiti, fatti nostri, fatti propri, proprio incarnati, mi verrebbe da dire. E forse una domanda da farci proprio questa: quanto li abbiamo realmente incarnati? E questo chiaramente è anche molto complesso rispondere a questa domanda. Ci può sicuramente aiutare l'esperienza, perché l'esperienza del dolore è l'esperienza
di fronte alla quale poi noi facciamo veramente i conti di quanto li abbiamo interiorizzati, di quanto li abbiamo fatti nostri. E quindi, ecco, quindi sì, mi veniva anche da fare una considerazione che, ma forse magari questa la lascio dopo la discussione. Adesso volevo, cioè alcune considerazioni anche più tecniche, forse legate alle, alle cose che sono state dette, magari le lascio anche dopo, poi nella discussione che faremo. Mi premeva di più adesso fare proprio quello che, perché ho preso anche un po' di appunti su tutto ciò che è stato detto, però quello che mi ha colpito maggiormente è quello che è successo qui dentro, dove evidentemente questo tema della malattia e della salute mentale, che magari nella discussione andremo anche un po' più a, come possiamo dire, a, forse anche un po' più a tentare di dare dei volti, non mi piace la parola definire, perché la parola definire è sempre, qualcosa di rigido, di fisso, no? Qualcosa che ha una fissità, no? Ma mi piace più l'idea di dare dei volti, dare un volto alla malattia, concetto di malattia, ma proprio anche della malattia fisica di cui si è parlato, della malattia dei corpi, no? Ovviamente in una prospettiva che noi sappiamo essere inscindibile, ma sulla quale, nei confronti della quale prospettiva, noi sappiamo che abbiamo ancora dei limiti e facciamo ancora fatica, quindi non sono solo limiti linguistici, ma anche limiti probabilmente, diciamo così, limiti cognitivi, limiti anche, e forse anche limiti di visione, limiti epistemologici, evidentemente non ci siamo ancora completamente riusciti a fare una sintesi. Sicuramente in un mondo in cui non è facile fare sintesi di tutto questo, perché diciamo così, il riduzionismo impera è un modo di pensare, nonostante ci sia una grande spinta, una grande parlare di ecologia. La parola ecologia è una parola ormai diventata assolutamente quasi inflazionata, però coesiste, non so quanto sia veramente, se è molto inflazionata, ma credo che sia ancora più potente in questo momento una visione molto riduttiva della molto riduttiva rispetto anche proprio ai fenomeni umani, ai fenomeni ambientali, ai fenomeni, a quello che succede. Allora la domanda è: a che punto siamo noi rispetto a tutto questo? E questo tema del dolore che mi ha molto colpito, perché qui ognuno ha espresso, come si può dire, no? Anche solo qui qualche cosa di... Perché in fondo la questione della malattia, della salute, qualunque cosa siano o non siano, credo che sia poi il tema che ci riguarda tutti, perché siamo qui come corpi, corpi sofferenti, corpi anche doloranti, corpi che hanno vissuto delle esperienze, corpi mutilati, e quindi anche tutti i sentimenti e le emotività legate anche alla paura e legate a una, come possiamo dire, a una molteplicità poi della e dell'espressività emozionale che tutto questo poi ci accompagna. E forse, come dire, ecco, penso che lascerei su questa, anche sulla possibilità di poterne parlare, no? Penso che questo sia anche un aspetto importante, riuscire anche in un contesto come questo, riuscire a parlarne di questo aspetto che
Forse poteva sembrare, no, medicina e salute mentale come qualcosa di, nel titolo anche, no, di questo seminario, poteva sembrare anche come qualcosa di un po', no, malattia, scusate, era il titolo, no? Malattia, no, e salute mentale come qualcosa di un po' ascrivibile a qualcosa di, come si può dire, un po' troppo ascrivibile a una competenza tecnica, no? Però di fatto credo che sia proprio il tema cruciale della nostra esistenza. Tra l'altro, in un contesto culturale, facevamo queste riflessioni l'altro giorno anche con Lucio, in un contesto culturale in cui negli ultimi decenni si è venuto via via crescendo, credo negli ultimi, poi l'ultimo ventennio, proprio con l'inizio di questo secolo si è amplificato in maniera abnorme tutto il tema della salute. Quindi anche questo, no? Una riflessione che può anche, che si traduce poi in una domanda, no? Rispetto anche qui alle, ancora una volta, alle contraddizioni che noi umani siamo capaci di mettere in campo, che siamo straordinari noi esseri umani nella nostra capacità di costruire contraddizioni, cioè fenomeni e il loro contrario. E questo fenomeno salutista, possiamo chiamarlo, che poi ha portato in quello che è diventato il salutismo, no? Con questo interesse, sulla, questa concentrazione sulla salute, che poi anche qui è diventato un mercato. Un mercato, beh, sicuramente un mercato di tipo commerciale, no? Quindi tutta la produzione di prodotti, stili di vita, palestre, che ne so io, e di tutto anche, ma anche banalmente, no? Cioè sulla questione del cibo biologico, per dire, cioè adesso tutto, no, tutto diventa, cioè la parola bio deve essere messa ovunque, no? Perché altrimenti non si riesce più a vendere, no? Ma anche in campo strettamente medico, sanitario. D'altronde nel 95 c'è stata quella, qui in Italia, quella scellerata scelta politica sanitaria, dove c'è stata la aziendalizzazione della sanità. Già la parola stessa aziendalizzazione è una parola inquietante, perché le aziende sono fatte per fare profitto. E quindi anche da qui è nata una induzione anche al profitto, perché per fare profitto bisogna indurlo, bisogna vendere prodotti, perché questo è tipico del mercato. E anche questo, no, in quella ricorsività di cui parlava anche Claudio, questa è una delle tante esperienze di ricorsività tra il fatto che la salute sia diventata anche qui una, culturalmente una spinta a dover essere, a diventare un prodotto da acquistare. Infatti sono aumentate in maniera esponenziale anche le spese sanitarie, in un certo senso, di ognuno, perché i controlli, cioè qualunque, no, cioè una ricerca, no, proprio per quasi un'induzione anche alle prestazioni, dove sono aumentate in maniera esponenziale e così via, no? E diciamo che Carlo ha messo in evidenza, tra l'altro in maniera, come si può dire, molto anche inquietante. Carlo è passato attraverso un numero indicibile di professionisti per lo stesso problema, di tutte le specialità mediche, e dove ognuno dice, vedendo soltanto la propria parte, senza riuscire a mettere insieme i pezzi, cioè vedendo proprio il dettaglio, e quindi ovviamente la risultante è quello di non riuscire a avere mai una risposta, in una parcellizzazione che è veramente, non è solo inquietante, forse da un certo punto di vista possiamo dire anche grottesca, perché
al di là delle considerazioni, cioè di quello che ci ha detto Claudio, dove ovviamente lì se ne coglie l'elemento inquietante che ancora oggi si possa vedere fare delle letture così riduzioniste, però anche, come si può dire, ad una intuizione anche di chi non è professionista si rende conto che qualcosa non quadra, che non è possibile, che c'è qualcosa che manca, no? Che manca qualcosa in un riduzionismo che diventa proprio così com'è? Così evidente, certo. Ecco, quindi niente, io direi che queste sono un po' le cose su cui penso che dovremmo anche forse riflettere. La domanda è la domanda che sintetizza tutto, anche che riguarda poi il nostro modo cioè anche le nostre esperienze personali, le nostre esperienze collettive, il nostro vivere l'esperienza del club, il nostro vivere l'esperienza di voler dare un contributo alla costruzione di una cultura che vada nella direzione di quel pensiero sistemico, complesso, ecologico, di cui ci ha fatto una ampia esposizione Claudio. A che punto siamo noi? A che punto siamo noi poi nella leggere e nel vivere, nell'interpretare le nostre esperienze personali di sofferenza, rispetto al concetto di malattia e rispetto al concetto anche di salute mentale. Ecco, io mi fermerei qui. Siamo alla ricreazione. Allora. Suoniamo la campanella.